Buongiorno a tutte e a tutti. Anch'io sono molto contenta di essere qui oggi e di poter dare il mio contributo a questo significativo evento. Io nella vita ormai, oltre ad avere come mission quella di aiutarvi a dare un volto all'assistente vocale che magari in molte delle vostre case, eccolo qui, Alexa, mi occupo di comunicazione. Sono occupata di comunicazione per molto tempo e oggi vi parlo quindi di questo, di come il linguaggio ci possa aiutare a promuovere il cambiamento. Nel 2018 è stato celebrato il primo centenario del riconoscimento del voto ad una parte, non a tutte, delle donne in Gran Bretagna. Ed è indubbio che rispetto magari a questa foto molto è cambiato per le donne da un punto di vista sociale, politico, culturale, economico e anche professionale, anche se c'è sicuramente del cammino del lavoro ancora da fare. C'è un ambito però dove si fa fatica a vedere il cambiamento succedere, almeno nella stessa profondità e velocità con cui cambiamenti sono avvenuti negli altri ambiti. E questo ambito a cui mi riferisco ovviamente il linguaggio. Il linguaggio è qualcosa da cui non possiamo prescindere, fa parte di noi. È una facoltà che abbiamo di comunicare, di entrare in relazione con altre persone da sempre, perché l'abbiamo appreso nella primissima infanzia. È impossibile ricordarci il momento in cui abbiamo detto le prime parole o frasi di senso compiuto. Siamo noi, è quello che facciamo tutti i giorni, come persone e come professioniste e professionisti. Potremmo quasi dire che il linguaggio in molti casi è come uno di quei muscoli del nostro corpo a cui sappiamo che il cervello dà input per funzionare, ma a cui non è che facciamo attenzione, non è che ci stiamo lì a pensare. E infatti ci succede così, col linguaggio non ci pensiamo tanto, andiamo un po' in automatico, andiamo in velocità. Se poi pensate alle tante cose che facciamo contemporaneamente, la telefonata, l'email e la chat e mi giro, eccetera, veloce e automatico, quasi come queste attività che le abbiamo apprese all'inizio, ad un certo punto, no? Andare in bicicletta, andare a correre, e a meno che uno non è maniaco di come mette gli arti inferiori del proprio corpo, prendi e vai. E anzi, se già superi 10 minuti di corsa, almeno io sono anche molto contenta. Non ci stai lì a pensare. E con il linguaggio spesso ci succede così, a meno che non sia magari in contesti molto formali in cui devi fare estrema attenzione a quello che dici, a quello che scrivi, eccetera. Andiamo in automatico. E questo può far sì che inconsapevolmente, nella migliore delle intenzioni, non c'è cattiva fede, non c'è cattiveria, non parliamo di linguaggio di odio, parliamo di linguaggio ad uso quotidiano, ci scappano via delle robe, ci scappano via delle cose che veicolano appunto stereotipi, preconcetti e retaggi di un tempo che è stato e che ci ha insegnato le espressioni e il linguaggio che utilizziamo e che magari sta cercando di cambiare nella realtà, ma siccome è inchiodato nel linguaggio e nelle espressioni che invece continuiamo a utilizzare in automatico, cambia meno di quanto potrebbe. Cioè il linguaggio quasi fa da freno, più che d'aiuto al cambiamento, non facendoci caso. E questo ci succede in tantissimi ambiti, su aspetti religiosi, su aspetti di età, di etnia, di orientamento. Oggi parliamo di genere perché è di questo che su cui vogliamo portare l'attenzione. E quindi adesso vi porto qualche esempio per capire un po' più nel concreto di che cosa stiamo parlando. Allora, vi prendo un termine che in linguistica è definito epiceno. Cioè sono quei termini che di base non hanno genere perché finiscono con la lettera E e quindi li possiamo intendere in un modo o in un altro. Allora, prendo la parola governante. Allora, se questo epiceno, sostantivo epiceno, lo faccio precedere da un sostantivo al maschile, quindi il governante, il mio pensiero probabilmente va verso una persona che decide, dirige, governa, un ruolo di potere. Se la stessa parola la faccio precedere dall'equivalente dell'articolo femminile, di cui quindi l'epiceno prende il genere, la governante, il mio pensiero andrà verso una persona che si dispone, ma lo fa nell'ambito domestico e familiare, probabilmente a supporto di altre persone. Prendo invece un termine che il genere di suo ce l'ha,
Segretaria. Segretaria identifica una persona, nel mio pensiero, la parola fa sempre aprire del pensiero, no? Quindi la parola mi fa pensare ad una persona che ha probabilmente un ruolo di assistenza e di supporto ad altre persone. Se io invece questo termine lo intendo al maschile, cambiando semplicemente l'ultima lettera, il mio pensiero, segretario di partito, segretario di sindacato, va invece verso una persona che ha un ruolo di direzione, di decisione, no? Stabilisce anche qui. Quindi vediamo anche di nuovo tornare un ruolo di potere. Vedete come nella nostra lingua, soprattutto in riferimento a ruoli, a parole che identificano dei ruoli, esiste una certa disparità culturale di quello che ci viene in mente attraverso queste parole, semplicemente utilizzandole. Un altro passaggio che volevo fare è proprio sull'uso del maschile e del femminile in generale nella nostra lingua. Se io dico le clienti, le colleghe, le responsabili, è probabile che mi riferisca alla porzione femminile di questi tre gruppi, anzi certamente mi riferisco alla porzione femminile di questi gruppi. Se io dico invece i colleghi, i responsabili, gli addetti, mi potrei riferire sia alla porzione equivalente maschile di questi tre gruppi che a ciascuno dei gruppi nella loro totalità. Questo perché? Perché l'italiano, nella sua evoluzione dal latino, ha perso il genere neutro ed ha assegnato al maschile una sorta di doppio ruolo. Un ruolo di maschile, e quindi al pari del femminile identifica la porzione maschile di un gruppo, ma anche quello che viene definito in linguistica maschile generico o maschile neutro. Quindi è il genere che utilizziamo per appunto individuare un gruppo. Io qui dovrei dire voi tutti. Okay. Però è evidente, no? In qualche modo, avendo anche questo appreso dalla primissima infanzia, come proprio attraverso dei semini sottili, quasi delle polveri sottili come l'inquinamento, nella nostra lingua c'è una predominanza di maschile. Perché è così? Perché appunto ci hanno insegnato che per parlare di tutti usiamo il maschile e non il femminile, che invece appunto identifica una porzione. Che in sé per sé tu dici, vabbè, ma questa mossa è fissata, sono piccole cose, ma che cosa ci cambia? Ce l'abbiamo sempre fatto così? Ma molte volte ci abbiamo fissato su queste cose. Allora, ci sono tantissimi studi di linguistica e psicologia che dimostrano come all'interno delle organizzazioni che sono state oggetto di questi studi, la popolazione femminile, che è ripetutamente, per lungo tempo, esposta ad un linguaggio che è in modo predominante, se non esclusivo, fatto di maschile generico, quindi i dipendenti, i colleghi, queste espressioni così, ha un impatto misurato sul proprio senso di appartenenza, di ingaggio emotivo, di partecipazione, di motivazione nel lavoro che fa, con ovviamente anche una ricaduta sulla propria produttività all'interno dell'organizzazione, sulla fiducia in se stesse che queste donne, ragazze, portano nel lavoro. Quella voglia di buttarsi e di cogliere delle nuove opportunità, magari, di spingersi. Quindi cominciamo a misurare questo impatto. E se avviene nelle organizzazioni che sono state oggetto di questi studi, è molto probabile che a macchia d'olio riguardi più o meno tutte le organizzazioni e quindi abbia un impatto sul sistema paese, che guarda caso ha un livello di occupazione femminile, si citava prima, inferiore a quello delle medie di altri paesi. Non sarà certo questo l'unico elemento che lo giustifica e porta a questo numero, però può dare il suo contributo. Quindi forse il farci caso un certo ruolo, una certa valenza ce l'ha. Volevo fare, sempre a proposito di termini, di parole, un altro passaggio. Se io dico infermiera, niente di strano, insomma un termine che abbiamo sentito utilizzato moltissime volte, così come ragioniera, un altro termine di uso assolutamente comune. Se invece dico un'altra parola che fa parte paradossalmente di questa stessa famiglia, come classificazione grammaticale, che è ingegnera,
ma la desinenza che è uguale, adesso io non voglio, fare il sofismo linguistico, però ecco, infermiera e ingegnera non ci pongono dei problemi, io se dico ingegnera so strana, diciamo la verità, che le facce diventano più strane. Impiegata, anche questa è una parola che usiamo tutti, sono stata impiegata per tantissimi anni, assolutamente di uso normale. Anche qui metto una parola che fa parte della stessa famiglia e che magari è meno frequente. Avvocata. Ah, perché avvocata, quindi lo possiamo dire, non è avvocatessa, avvocato. Allora sarebbe meglio dire, come diciamo, impiegata, anche qui stessa famiglia, stesso funzionamento linguistico, avvocata. Questa è la formula corretta. Direttrice della scuola. Chi non ha incontrato una direttrice della scuola nella propria vita, anche scolastica? Allora, c'è chi dice che dovremmo dire direttora, comunque facciamo un passo alla volta, già, agganciamoci a direttrice, che già, quindi direttrice della scuola, nessun problema, tutto a posto. Direttrice generale, direttrice del personale, direttrice di stabilimento, e potrei andare avanti a farvi altri esempi. Allora, qui, a volte sì, a volte no, un po' mi fa strano, un po' non mi fa tanto strano, ma sì, Amministratrice della casa. Abbiamo detto che tante donne, magari ecco, rinunciano alla loro vita professionale e amministrano, le potremmo definire amministratrici della casa. Nessun problema. Amministratrice delegata. Anche qua, grammaticalmente, nulla ci esclude di usare questa espressione. Perché per la casa sì e per l'azienda no? Allora, quando io provo a far presente questa possibilità, denominazione alle donne che hanno questi ruoli di vertice, di responsabilità alla guida delle aziende, il non verbale, perché è così che mi ritorna indietro, che mi viene restituito è: ma dopo tutta la fatica che ho fatto per arrivare dove sono, e siamo anche poche, mi devo far chiamare con uno scioglilingua? Ma allora, in fondo, ma perché starci a interrogare su queste cose se in fondo abbiamo l'abitudine da sempre al fatto di usare più il maschile del femminile perché c'è comodo, c'è più veloce? E anche se le donne a volte hanno il titolo professionale al maschile piuttosto che al femminile, vorremmo mica dire che le donne sono più o meno brave se le chiamiamo col maschile o col femminile, guardiamo altre cose, no? Guardiamo le qualità, i risultati, le competenze, insomma, che poi anche questi termini al femminile, che sono meno valorizzanti di quelli al maschile, ma in fondo perché stare tanto a questionare queste cose? A parte magari la mia naturale passione per i temi, perché? Perché io ho imparato, sempre dagli studi che esistono, che è importante chiamare le cose con il loro nome. Perché per come funzioniamo da un punto di vista cognitivo, i nostri meccanismi cognitivi, un qualcosa non esiste se non ha un nome. È un po' come il file nel computer. Se io non ho il nome del file, non lo trovo più. Allora, per come funzioniamo, abbiamo bisogno dei nomi per creare categorie e immagazzinare delle informazioni. Altrimenti non riesco a entrare in relazione. Come si chiama cosa? Mi passi il coso? È evidente che non ho una relazione significativa né con l'oggetto né con la persona. E che relazione posso avere con una donna che raggiunge una posizione decisionale però si chiama come un uomo? È evidente che c'è qualcosa che stride, qualcosa che non torna. E questo continuare in qualche modo a non usare il femminile nei modi e nei contesti in cui sarebbe invece opportuno farlo, continua a nascondere la presenza di femminile che invece sta arrivando ai ruoli decisionali, si sta facendo avanti e si deve fare avanti, e la imprigioniamo, invece il femminile in questo uso ancora patriarcale del linguaggio che ci arriva dai tempi che furono, ma che può fare la sua evoluzione, è assolutamente alla portata del linguaggio. E il fatto che io sia una donna non deve far pensare che queste sono le solite questioni da donna, tra donne, ste donne che stanno lì, che cercano sempre, no, di scalpitare, di farsi avanti. Questo non è un discorso che riguarda solo le donne, perché parliamo di femminile. Riguarda le donne e riguarda gli uomini. Riguarda tutte e tutti.
Perché le donne oggi non sono una piccola minoranza che dobbiamo andare a proteggere, poverine. Sono il 52% della popolazione. Sono il 60% di chi consegue in Italia una laurea. E lascio stare anche la votazione, che in media è più alta. E hanno in mano, per via diretta o forte influenza, fino all'85% di tutte le decisioni di acquisto. Ma non solo dei prodotti per la casa o dell'igiene per la persona, cura della persona, eccetera. Parliamo di prodotti di elettronica, di macchine, di prodotti di risparmio finanziario assicurativo, tradizionalmente associate all'area del maschile. Quindi è un enorme bacino di influenza, decisione e di acquisto, che quindi muove quote di mercato, che non è rappresentato in una maniera coerente, corretta, nel nostro linguaggio di tutti i giorni. Con in più un impatto, come dicevamo prima, sul senso di motivazione, partecipazione, autostima di questa popolazione che può fare la differenza nei numeri, nelle organizzazioni e nel sistema paese. E invece, continuando con il nostro linguaggio, in qualche modo rimarchiamo il fatto che avere donne in ruoli apicali col titolo maschile è un'eccezione ad una regola, perché numericamente e statisticamente sono sempre più gli uomini che lo fanno. Invece chiamiamo le cose con il loro nome. E se vogliamo che qualcosa cambi, non dobbiamo aspettare che se ne occupino le istituzioni, la politica, i media, eccetera. Possiamo fare subito qualcosa, tutte e tutti, iniziando a parlare la lingua dell'inclusione, iniziando a farci più caso, a renderci conto delle cose che diciamo e di che cosa vogliono dire le parole che utilizziamo, i titoli professionali, eccetera, eccetera. Perché se continuiamo a considerare le espressioni, i modi di dire, la battuta, e dai che vuoi che sia, stai a guardare queste cose, come episodi isolati, allora ci potremmo anche dire, non hanno gran peso. Ma se invece li immaginiamo come tasselli di un mosaico, ognuna di quelle espressioni, modi di dire, battute, ha un peso nell'aiutarci a definire un'immagine complessiva o a modificarla se vogliamo che cambi. E quindi bisogna lavorare in maniera certosina sulle espressioni di tutti i giorni, su quelle piccole cose di tutti i giorni del parlare la lingua dell'inclusione, diventando artigiane e artigiani del nostro linguaggio, nelle piccole cose. È così che cambierà. Come diceva Wittgenstein, filosofo del linguaggio della prima parte del Novecento, i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. Inventare nuovi usi talvolta assurdi delle parole può essere l'unico modo per allentare le maglie dell'uso abituale del linguaggio. Grazie.